Bene, eccoci da Roccaforte del Greco questo 20 settembre 2020, 2020, adesso è diventata un'ossessione. Avete dietro un bel murales in quelle che sono le strade incupite della mia infanzia luminosa. E fino a questo momento 160 votanti, e quindi sui 420 aventi diritto, quindi un 20% si presume che i votanti complessivi saranno circa 230-250, per cui nella corsa all'elezione del sindaco probabilmente con chi prende 150 voti riesce a vincere. E quindi martedì sapremo chi sarà il sindaco per i prossimi 5 anni. Intanto è una delle prime dirette dopo tanti anni fatte qui dal paese. Sono seduto, dietro c'è Padre Pio, oppure no, Sant'Antonio, deve essere Sant'Antonio, sì. Insomma, il mio paese adesso un po' è al buio, vi faccio vedere qualche spaccato, quello è il Calvario, e poi se riesco vi faccio vedere a casa mia. Quella è la chiesa dello Spirito Santo. Adesso faccio, qua c'è la piazza Marco Verpiglia, è un po' al buio perché c'è un lampione, questo lampione che dovrebbe funzionare non funziona, vediamo di sistemarlo. Poi qua c'è il marciapiede, come lo chiamavamo, dove comunque si giocava. Qui dentro in quella finestra c'è il seggio elettorale, e in questa stanza l'arciere ha fatto la quinta elementare, poi nella stanza più avanti prima, seconda e terza media, insomma le scuole fatte dall'arciere. Ecco qua, questo è il rione Fossa, quella è casa mia, eccola qua, vedete? Questa è casa mia, questa che vedete al centro, eccola qua. Poi c'è la chiesa, il Calvario, vedete. Poi da qui si va a Zimbi, e lì c'era il forno che adesso è chiuso. Insomma, questo è Roccaforte del Greco, questo 20 settembre 2020. Sono venuto chiaramente a votare perché l'arciere è residente a Roccaforte del Greco. Vedremo, guardate, c'è una luna bellissima lì dove c'è quell'altra luce, Licurdari si chiama, lì è Shangha, la Cruci, quella è la Cruci, la cosiddetta Cruci, poi qua c'è il Bivio, la casa di Desiano Pangallo, di Donio Pangallo, che è vissuto 103 anni, è morto da qualche anno, quindi colgo l'occasione per salutare Desiano, ecco, quella è la casa di Desiano. Insomma, lì tanti anni della mia infanzia in quel negozio, che era uno dei pochi negozi, insomma, tanta nostalgia. Comunque questo è lo spaccato notturno di Roccaforte del Greco. Vediamo se riuscite a vedermi. Sì, mi vedete in controluce, mi piace così. Con lo sfondo della chiesa vi lancio da qui una bella frecciata. Eccolo qua. Ah, ecco, così mi vedo meglio. Insomma, questi sono i nostri borghi, i nostri paesi aspromontani. Roccaforte, vi ricordo, è a 972 metri dal livello del mare. Insomma, sono i borghi che bisognerebbe recuperare. Dobbiamo fare in modo che vengano rivitalizzati. Bisogna trovare le soluzioni. Adesso poi capiremo meglio. Da martedì chi sarà il sindaco, e da lì vediamo di cercare di, augurandoci che le cose cambino, vedremo di cercare di avviare un percorso nuovo. Con questo è tutto, vi lascio con le immagini del rione che mi ha visto crescere, la casa in cui sono nato, eccola lì. Sono nato in quella casa, quindi non sono nato in ospedale o a meno, proprio a Roccaforte del Greco, a casa mia. E poi la chiesa. E adesso la frecciata. Una frecciata al cuore di tutti i miei paesani. E fra poco sarò a Reggio Calabria. Grazie.
Roccaforte del Greco, 20 settembre 2020.